sia fan del Globo Studios. Allora, i videogiochi educativi stanno trasformando il modo di apprendere nelle scuole e nelle imprese, ma sono completamente ignorati da quelli che dovrebbero essere i loro principali utenti, ovvero i videogiocatori stessi. Questo probabilmente è dovuto alla scarsa qualità della esperienza videoludica e dalla poca lunghezza dei progetti. Quello che vogliamo fare noi è realizzare dei videogiochi che rimangano dei veri videogiochi, ma che abbiano al loro interno delle conoscenze reali che possono essere acquisite tramite l'attività di gioco in maniera del tutto fluida e quasi senza che l'utente se ne renda conto. E in questo momento stiamo presentando qua il nostro gioco, che in questo momento è incentrato sulla chimica, ovvero il giocatore può andare in giro per la mappa, raccogliere oggetti che poi può trasformare utilizzando delle ricette in delle reazioni, e poi può utilizzare l'utente, uno scienziato, e può caricare nell'arma alcune molecole e spararle contro i nemici e vedere se queste molecole siano in grado di sconfiggerle.